bisogna pensare anche che questa, che comunque questa forma di disincanto, proviamo a guardarla anche un po' più in, diciamo, in profondità nella natura di noi italiani. Cioè, questo disincanto è comunque un elemento fondante. C'è una cosa che si scopre e che fa abbastanza sensazione, per esempio Mazzini, no? Mazzini appunto è stato l'uomo che ha sognato, ha immaginato per primo l'unificazione politica. A 28 anni era il capo di un'organizzazione clandestina ramificata in tutta Europa e non c'era telefoni, internet, niente, quindi voglio dire tutto basato, 28 anni. Cioè, quindi uno slancio, no, di pensiero e di azione, come appunto diceva lui, pazzesco. Ma se si leggono gli scritti di Mazzini, non gli scritti ultimi di Mazzini, ma gli scritti giovanili, gli scritti di quando lui appunto è in questo momento così forte, c'è in lui una specie appunto come di disincanto profondo, cioè è una figura shakespeariana Mazzini, amletica, piena di dubbi. Facciamo un'altra grande figura, Giuseppe Verdi, la malinconia, il senso di perdita della musica di Verdi, che è la cosa che ce lo fa amare disperatamente, no? È qualche cosa in lui presente da sempre, dall'inizio, cioè non è qualcosa che appartiene soltanto al Verdi, anche lui deluso da come alla fine l'Italia si è formata e così via. Anzi, alla fine Verdi, diciamo, sul chiude con Falstaff, cioè chiude invece con una leggerezza incredibile, forse lì c'è una chiave di risposta alla tua domanda. Però questo per dire che insomma il sentimento italiano è comunque un sentimento storicamente, profondamente, di così come siamo da un lato il popolo che tutto il mondo vede comunque solare, divertente, divertito, vitale, simpaticamente imbroglione, eccetera, eccetera. Abbiamo, no, noi tutta questa immagine nel mondo e comunque ci portiamo dietro nel suo bene e nel suo spessissimo male, quando non malissimo, vedi questi tempi nostri. Però invece c'è un altro lato profondamente italiano, che poi appunto ecco, fatto l'esempio di Mazzini e di Verdi, ma si potrebbe continuare, che cioè, voglio dire, che si potrebbe arrivare anche a Fabrizio De André, cioè, per capirci, o non so, ecco, non è, cioè, qualche cosa che noi sentiamo di... Per cui noi dobbiamo anche fare i conti con questo aspetto, cioè non ci illudiamo di poter, perché in fondo è qualcosa che ha a che fare probabilmente con la nostra storia da sempre, cioè comunque noi non siamo mai stati appunto il popolo capace di fare una rivoluzione, capace di, no? Cioè, di avere quella, cioè abbiamo sempre vissuto così, questo senso che siamo fatti di frontiere. Cioè siamo, perché di fatto vedete che quelle frontiere, che erano le frontiere tra gli stati italiani, continuano a permanere, cioè comunque sono, cioè è sempre un paese, come dire, tutto con un nome di una canzone, una carta geografica, no? E si vede, no? I segni, come se fosse una cosa che si apre, no? Che si come una cosa fragile. Ecco, c'è una nostra fragilità. Allora credo che da un lato dobbiamo assumerla e anche sentirla come forza, cioè dobbiamo essere, credo appunto, vigili sicuramente da un punto di vista, cioè se si riuscirà a superare la palude, insomma, che stiamo attraversando, sicuramente quello darà molta energia, cioè, e dico chiaramente che insomma non è possibile che, cioè, stiamo vivendo una mortificazione. Cioè è diventato, non so, mi capita di andare spesso all'estero, è sicuro che è diventato faticoso insomma per gli italiani andare fuori e doversi misurare con gli sfottò, le risatine, i compartimenti, diciamo, di chi si incontra, cioè è una cosa insostenibile. Quindi io credo che
arriverà un momento che insomma lei stappo diciamo qualche cosa dovrebbe venire fuori da sé, quindi intanto confido in questo aspetto. E credo che appunto poi diciamo ci dobbiamo lasciare alle spalle, ecco, sarà un bene anche lasciarsi alle spalle le ideologie, cioè come ormai è ampiamente accaduto, lasciarsi e riuscire invece a guardare le cose un po' con quella, dicevo appunto, Falstaff, no? Chiude Verdi con Falstaff, con un'opera che amava ma è anche leggera, no? Cioè con una dimensione che di sorriso e di intelligenza delle cose, che poi la stessa di Leopardi, il quale appunto c'è questa immagine di Leopardi triste, no? Cioè, ne ha fatto vero, cioè Leopardi un uomo di una vitalità e anche di una capacità. Ma c'è una notizia che fare un film su Leopardi? No, questo no, ma questo questo è. Io non lo so, ma sembra che sta arrossendo, secondo me si sta pensando. Io non lo so, non lo so. Sì, quindi insomma sono, penso che i ragazzi di cui dicevo prima, insomma, sono una bella, cioè aspetto che una volta che sta il tappo, insomma, l'energia di questi ragazzi ci porti qualcosa di buono. Mario Martone.